Ci troviamo al Museo Archeologico di Berlino e questo è uno dei reperti più importanti, appartiene all'età del bronzo, 1000 anni a.C. ed è un cappello che era un simbolo, un calendario a tutti gli effetti, il cappello d'oro, era un calendario lunare e solare insieme. Chi lo indossava aveva il potere di prevedere l'eclissi, ma anche il periodo migliore per le coltivazioni, ma quello che mi preme sottolineare adesso è che è lo stesso cappello che ritroveremo nel Medioevo in forma discriminatoria addosso alle streghe. Per quale motivo? Perché il simbolo lunare va poi a essere dimenticato mentre prende il sopravvento il cappello d'asino. Asino come simbolo di Set, che nella religione egiziana era il distruttore. Però l'origine iniziale di questo cappello era in realtà un cappello sciamanico sacerdotale di chi riusciva a calcolare e a gestire alcuni significati astronomici legati al tempo e alla luna.